Siamo live. Se si connette, siamo live. Lo vedi da YouTube, sì. YouTube! Swoosh! Benvenuti alla live di Check Me. Oggi è qui con noi Giorgio, Ciao. che è da un po' che non gioca qua sul canale. E niente, questa è la demo di Forza Motorsport 7. Scusate, questa è la dimostrazione di Forza Motorsport 7. Con il coso del mouse che vorrei eliminare dalla mia vita. Ok. Ah beh, sì, si sta connettendo con il mio account Xbox, cioè adesso. Sì, solo un momento, ragazzi. Questi sono i tempi di caricamento di Microsoft, eh? Ok, ci siamo. Carina l'interruzione con tutte le macchine che cambiano. Ogni tanto va a scatto. Madonna mia. Vabbè, questo è il caricamento. Si può acquistare subito a 1000 miliardi di milioni di euro. Andiamo subito in video, ok. Qualità di rendering dinamica, io non lo voglio il rendering dinamico. Ottimizzazione dinamica, io non voglio il dinamico intanto. 60 fps connessione. Scala risoluzione. Facciamo 95, top. Sfocatura di movimento mi dà fastidio, le ombre teniamole in ultra, risoluzione particellare totale, ultra, elevata, elevata. Qualità riflesso sull'obiettivo, elevata. Perché devono mettere ste robe dinamiche? Allora, una roba che mi ha sempre dato fatica è l'elevato riflesso. No, aspetta, anche gli specchietti li abbasso un attimino. Perché onestamente, sì, voglio accettare. Spero che regga un attimino meglio la cosa. Iniziamo. Quindi, possiamo fare. Consiglio di iniziare, cioè farlo in ordine qua. Porsche, il Inizia col Porsche, camion, poi con. la GTR, sì, vabbè, iniziamo con la GTR. Io volevo fare questa demo con Giorgio, facendo tipo la prima volta per entrambi del gioco e tutto, ma Giorgio, da brava persona, qual è? Ha scaricato il gioco sull'Xbox e ha giocato. Non è per lui la prima volta Cose che che succedono. vede questo gioco, però è la prima volta che lo vede con i Sì, settaggi PC. quello sono convinto. Anche se l'ho già visto su Allora è inutile. No, un conto è vederlo compresso lì in video così, un conto è vederlo qua dal vivo. Oh, questo mi piace. Infatti è leggendario. Ah, ecco. Vediamo. Rarissimo. Poliziotto motociclista. Questo qua è molto Mercedes, mi piace. Vabbè, dai, prendiamo quello leggendario. Prendiamo questo perché mi piace. Aiuti alla guida. Imposta aiuti, istruzioni aiuti globali. Allora, torniamo qua. Totale, no, solo frenata. Frenata, ABS. Sterzo, normale. Controllo della trazione, sì. Stabilità, sì. Cambio automatico. Danni estetici, riavvolgi, sì. Frizione assistita, sì. Per adesso. Per ora lo teniamo così, dopo proviamo anche a fare una gara senza gli aiuti. Madonna mia, come la scatta. Cos'è attrezzatura da pilota? Costume. Solo costume. Sì, cambia difficoltà. Difficoltà drive avatar. Media. Preferenze. Limita aggressività. Sì.
Vabbè. Lascio in media. Non hai mai neanche provato il gioco. Di solito io. Sì, ma di solito io perdo anche in faccia. Quanto va più veloce degli altri questa macchina? Madonna mia! Allora, io per prepararmi a questa esperienza, a parte che lo trovo scomodo, per prepararmi a questa esperienza ho giocato a Forza Apex, che sarebbe la versione ridotta di Forza 6, mi sembra, per PC. Si guidava molto meglio per questo. Mamma mia, c'è ancora la cosa che decide il guido per il gioco. Una delle cose. Ho sbagliato prima di lì, cioè. Strozzo, eccoli qua. Tanti danni sono sulle stretch. Mamma mia. Delle traiettorie assurde. Al cazzo di NSX che non si leva il coglione. Mamma mia. Passo buono dove? Non ho fatto nessun sorpasso. Non riesco a guidare sta macchina. T'assicuro, cioè. Due giorni che gioco a giochi simulativi di corse e questo qua mi ha stravolto completamente il coso, perché la macchina non gira quando quella davanti a me gira andando più veloce. Madonna mia. Belli questi lag. Ma è normale che io sia secondo, vero? Sì. Cioè che io non possa diventare primo. Sì, posso. Considerato che la mia macchina è più veloce della sua, dovrei averla sempre, però in realtà lui va più veloce di me ogni volta. Porca puttana, non si vede un cazzo. Oh, la madonna. Eh? Come fai a non vedere? Non ho visto dove dovevo girare. Non ho visto le frecce lì in fondo. Non gira verso lo spoiler, cazzo. Ah no, non si può perdere. Ma Cristo santo. Senza il controllo della trazione sarei andato a morire. Ma qui anche con il controllo della trazione. Ricordiamoci che devo frenare. E forse devo anche prendere una. Io dico. Fa schifo. Il sistema di forza di rewind è. Il sistema di forza di rewind è una delle cose più orrende. Cioè, fa vedere anche la visuale. Cambia la visuale. Select. Chiamiamolo select. Aspetta. Il tasto chiama più. Sì, peccato che sia il tasto select in praticamente tutto il gioco. Questa telecamera mi dà veramente sui nervi. Ma perché non giri il cazzo di volante, brutto idiota deficiente?
guarda. Ma lo sa che la macchina può sterzare più di così con il volante solo? Si può girare comunque più di così anche se stai andando veloce. Poi non mi sembrano. Questo è attacco. Aspetta. Questa? Ah, questa qua è senza. Che no, è orrenda. Questa non ho mai. Una delle telecamere che odio di più è quella davanti alla macchina. Su questa macchina, su queste auto qua. Perché le trovo scomode, non vedi l'ombro. Ah, questa qui è quella. Ah no, sono curioso come fanno, infatti. Allora, ok. Che cazzo è il freno a mano per driftare? So che non vedrei. Sto che. Ok. Super. La telecamera cinematica, se posso, fa schifo. Fa veramente schifo. Il circuito non mi piace, questo circuito. Ma non mi spiace, è una bella testa. No, è. Che può essere tutto dritto, cioè, a parte qualche colpina. Cioè, è semplicemente veloce e fine. Però no, e la macchina mi faceva cagare. E anche il pilota che non girava. Miglior gioco di gare i tre. Vabbè. Ok, sì, però fammi vedere quante auto ci sono effettivamente. E quali? Cioè, almeno fammele vedere, no? Non mi ci far giocare. Dove? Online. Guarda, non voglio sapere quanto costano. Questi. 69. 89. No, 69, 79. No. Ok, proviamo i camion. A me piacciono i pullman, giusto? Però non posso guidare con i pullman. Troppo. Quando faranno il gioco di gare di pullman, basta, sarà la fine. Sappiamo che c'è Matteo che ci. Fan cagare ste tute, posso dirlo? Quella cosa è. Sì, no, infatti. No, beh, però l'ho appena presa quella uguale a quella. Attrezzatura da pilota non c'è niente. Non posso anche neanche modificare il coso. Ah, non ha caricato. Lo fanno un po', cioè, tutto per personalizzare tutto quanto. Così fai qualcos'altro. Ok. Oh, una telefonata da Substrati. Una telefonata dall'Irlanda. Alla quale non risponderò. Irlanda. Irlanda. Ah. Non risponderò. Ragazzi, ho capito che siete grossi. Tutto, però muovetevi per favore. Come posso accelerare io, voglio accelerare. Bello questo. Ma cazzo! Che figli di puttana. Sembra normale che mi. Poi, sembra normale che. Il mio camion acceleri e gli altri ho messo. No, ho capito, minchia. Mamma mia. Tu sei in mezzo a quella bagarre lì. Sul Nürburgring. Chi è il figlio di puttana che mi è venuto addosso? Grazie, mi fai diventare prima, ragazzi. Oh, minchia! Fai vedere le altre. Aspetta.
posso, riesco. Stanno venendo tantissime potenze. Cristo, non si vede una sega! È inguardabile, questa telecamera è inguardabile. Teniamo della cinematica. Allora, questa con il camion non è malissimo, nel senso che non mi dà così tanto fastidio. Perché non c'è punto con la macchina? Non c'è punto tra tutto inclinato, questo almeno. E non so se, se poi effettivamente. Sì, vedi come la cosa uscirà. Sì, sì, sì. Ah, tu dici siccome era proprio continuamente anche su e giù, ti andava un po' male. C'era schifo. Sì, no, effettivamente era bene. Però quello disabilità. Madonna mia. Sì, ok, forse metterlo a media è stato uno sbaglio. Sì. Vabbè, così posso concentrarmi nel secondo giro a fare il tempo. Sì, ma non quello che ci sta. Perché non bene registrato? Perché? Perché non si è fatto. Io l'ultimo giro sulla One, siccome tipo ero molto avanti, l'ho finito in box. Qua dei camion? Sì. L'ultimo giro sono andato in box. Soffridoso. Tanto ce ne fa. Sì, 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 se tengo questa distanza su. Merda, come sono andato. Ok. Madonna mia. Andavo così bene in Apex. Perché devono. È proprio cambiato. Secondo me hanno cambiato qualcosa anche nella fisica. Vero. Cioè, lo trovo differente. Lo trovo. Esatto, ma sembra più semplice. Il circuito con la Porsche, secondo me. O era la macchina. No, lo stesso feeling. O era la macchina. Non so che cos'era. Io l'ho trovato ingiocabile, assolutamente. Secondo me era ingiocabile. Però adesso che sto facendo questa roba qua con il camion, la fisica è semplicemente idiota. Cioè, è ridicola. Perché non è. Ok, ho il controllo di trazione. Dopo lo proviamo senza, però sicuramente andrò dritto completamente. Perché se già la roba non gira. E secondo me. Manca di senso di velocità. Non mi dà abbastanza il senso di velocità. Mentre sto andando, dico. Dopo questo, sì, questo è l'ultimo. Dovrei farcela. Sì. Se non ce la faccio, no, perché non ce la faccio? Se non ce la faccio, perché ce l'ho fatta io. No, beh, ma magari i box ce li avevo. Infatti, vai, chi ce la fa? Non ce la faccio. Ce la fai? Non ce la faccio? Sì. A parte che non. Cioè, va 20 all'ora. Wow. Stranzato. No. Ah, però c'è carino il fatto che hai il miglior giro sul volante qua. Cioè sulla cloche in realtà. Carino. Miglior giro. Carino. No, carino, come idea è carino. Adesso mi diranno di comprare. Di nuovo. Ma che palle! Onestamente, cioè, che dopo ogni gara mi fai vedere questo. A parte che, cioè, per essere una demo, 300 vetture. Cioè, il gioco ha 700 vetture.
700 vetture in questo gioco. La demo te ne fa vedere 3. Vabbè, non te ne può far vedere tutto, dai. No, no, ok, te ne fa vedere 3. Cioè, bello. Questo astronauta. Prenderò quello Olimpia, però non posso neanche modificare. Aumenta la difficoltà del drive. No, non conosco il Nürburgring, tra l'altro sul bagnato. No, sul bagnato non cambia nulla. Vediamo. Sì, vabbè, ho ancora il traction control. Più che altro, sai cosa che mi fa girare i coglioni? La partenza lanciata. Sì, anche a me. Però boh, spero che sia solo nella demo. No, 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 perché anche in altri impostano una cosa. Perché mi ha cambiato la vita? Intanto. Minchia, mi ha dato una macchina che gira. Non sia mai. La prima cosa da fare. Ah, ma che cazzo riavvolgo? I danni non sono reali. Ma poi vedi, c'è questo rewind. La prima cosa da fare è utilizzare gli altri per frenare. Così diventiamo, cerchiamo di essere primi il prima possibile. Inizia sto film. Così siamo primi il prima possibile. Le parole. Vediamo primi il prima possibile, così almeno poi possiamo concentrarci sul correre. Continua le balle, anche te con la protetta. Porca puttana. Non sto completamente, non sto assolutamente cagando traiettorie e. Che cosa? Adesso vorrei andare a sbattere con tutto il tizio lì. Facciamoci. Non ce la faccio, però ripreso per adesso. Oh, finito. Ok. Sai cos'è che mi gira? Non fa un po' girare le balle. Il fatto è che, cioè, secondo me potevano fare una demo. Non dico i livelli di Apex, che alla fine era un minigioco, però una roba del genere, cioè considerata la vastità del gioco che, ha, che poi avrà, cioè qualcosina in più, darmi un assaggio, più che altro darmi un assaggio di tutte le varie modalità, eccetera, magari ci cioè, sarebbe stato più carino. Beh, modalità sono quelle. No, vabbè, ti metti un po' sul giro, quelle minchiate lì. E... minchia, se sono due circuiti sì. Cioè. Carino il temporale. Non si vede niente in questa cosa. No vabbè, non si vede veramente. Facciamo. Tolgo, devo mettere la visuale da fuori perché in sta macchina non si vede. Una viata minchia, l'ho sbagliata. Ho sbagliato tutto. Donna mia, aspetta, di nuovo. Frena mano. Mamma mia, non si vede niente. Sì. Gli effetti atmosferici mi piacciono veramente tanto. A livello di... sono gli effetti carini. L'errore secondo me è stata la fisica, che non la trovo bellissima. Nel senso, quando hai un gioco, una serie di giochi, tu tieni una sorta di... come si dice? Aiutami. Sì. Di cosa continuativa. Che in questi giochi non vedo. Cioè,
cosa. Con un po' di fortuna questo gioco verrà craccato abbastanza velocemente e noi potremo giocare qua su Chacmi senza doverlo pagare, perché non ho assolutamente intenzione di pagare. Non penso. Vai in box, box. Nel tempo non guadagno così. Bello! Bella. Sono abbastanza impressionato dalla grafica. E però a parte quello, cioè a parte un enorme appeal grafico, non vedo niente. Cioè la fisica è peggiorata rispetto al gioco. No, non è, il tuo schermo non è HDR. No, mi spiace. Costano troppo. Eccitante. Vero. La fisica è peggiorata rispetto a un gioco molto più vecchio di questo. Non è rimasta continuativa, ovvero non è simile a quella di dei loro vecchi giochi, secondo me. A parte quello, non è male. Non è un gioco da 70 euro. Non lo pagherei 70 euro. Ha tantissime macchine, avranno pagato le licenze, tutto quel caso. Ma infatti costa 69,90. Non è un gioco da 69,90. È un gioco ma da. Infatti c'è la versione 99,90. È un gioco da 19,90. Onestamente, cioè, escluso il fatto che hanno lavorato tanto sulla grafica e che hanno tanti brand. Però a livello di fisica pura e di lavoro che hanno messo in quel in quell'ambito, che alla fine è un gioco di corse, è la cosa che dovrebbe essere la base, non vale i soldi che chiedo, cioè non vale 70 euro, perché non è arcade, non è veramente simulativo. Ma guarda, io dirò, cioè, non c'entra, cioè c'entra ma non c'entra. Secondo me la carriera migliore dei giochi di corse ce l'ha Project Cars, perché ti fa partire dai kart. Quello è vero. Poi ti fa andare più avanti di categoria. Quello è vero. Basta, scusa. Continua. No, quello è vero. Solo quello dire è vero. Invece no, una che mi era piaciuta. Che non mi fa impazzire la carriera. Non so neanche come sarà la carriera. È classica, eventi, ci sono le varie schede con i vari eventi. E mi fa. Cazzo. Cazzo. A me non piace. Non è che sia quella che piace. Cioè, in realtà è carina ancora di Forza Horizon, però è completamente un altro tipo di gioco. No, a me piaceva quella. Qual era quel gioco dove c'erano tutti gli sponsor? Ah, aspetta. Che tu potevi fare gli eventi degli. Cioè, che lo sponsor ti dava gli eventi da fare. No, corse. Gran Turismo. Ti dava gli sponsor. Forse era Gran Turismo. Forse era Grid, no? Tutta una cazzata. Comunque, vabbè, c'era quest'altro gioco di corse famoso che, se lo sapete, scrivetelo nella chat dal vivo, anche se abbiamo uno spettatore e siamo noi lo spettatore. Dove praticamente ti dava la possibilità, appunto, di. Proviamo l'ultima gara. Figa sul bagnato. Chiedeva la possibilità di avere diversi sponsor. In base agli sponsor tu avevi delle sfide da completare. Quando completavi le sfide prendevi più soldi o meno soldi. Forse anche Need for Speed. Prendevi più soldi o meno soldi in base a, ovviamente, a quello che. Bello. In base alle se riuscivi a fare le condizioni della cosa. Allora, andiamo in aiuti alla guida. Vi ho provato disabilitando.
tranne il Candy. Sterzo, simulazione. Traction control, no. Stabilità, no. Cambio automatico. Danni estetici e basta, non li voglio. Non li voglio con i pneumatici. Frizione assistita, tanto in realtà non cambia niente perché. Ah no, equilibra l'attrito su ogni superficie per evitare di scivolare su tracciati bagnati e sull'erba. Allora, ciò che farò adesso è fermarmi subito. Faccio passare tutti e proviamo a guidare la macchina senza avere gente addosso, ecco, perché non ho voglia di avere gente addosso. Vieni, superate, per favore, per favore. Metto anche su. Oh, ok. Sì, grazie, lo so che posso pigliare da me. Allora, se prima non... Cosa? Madonna mia! E vabbè, aspetta. Ok. Se prima non girava, adesso gira troppo. Mamma mia. Potresti qua, si potrebbe utilizzare il comando. No. Il mio. Piaciuto il mio drift. Derapata buona. Ok, posso dire che le Formula 1 erano più guidabili senza me. Abbiamo provato recentemente il gioco F1 2017 e abbiamo provato a fare un paio di giri senza... 2018, scusa. Vabbè, non stavo guardando. Abbiamo provato a fare un paio di giri appunto senza gli aiuti alla guida. Yes. E devo dire che era più facile guidare senza aiuti alla guida una Formula 1. Questa Porsche che non tiene la strada neanche a 80 all'ora. Curva perfetta. Andrebbe fatta veramente quella velocità. Slitta che è un piacere senza il traction control e lo stability control. E che succede la modalità foto? Com'è che si attiva? No, non l'hanno ansia. E non credo neanche abbia ansia. Che è una modalità foto di Nvidia. Credo sia ansia. Creare qui, fare le foto, si attiva con alt F2 adesso. No, però non è venuto fuori neanche nulla di Nvidia, quindi credo non ci sia. In realtà però quando sei fuori dalla strada abbiamo anche disabilitato quella roba là degli aiuti mentre sei fuori pista. Non vedo differenza, cioè non è così marcata la differenza come in Formula 1. In Formula 1 appena esci dalla pista che fai il fuori, che metti fuori strada, la macchina si ribalta, cioè vai in testa. Questa coda inglese nel switcho. Che cazzo stai dicendo? Guarda, io te la butto lì. Sì, poi sta te raccogliendo. Porca puttana.
puttana. Vogliamo dopo questa demo far vedere a tutti i nostri spettatori un paio di giri in Formula 1. Sì? No. Ha detto di sì. Ha stato ascoltando? No. Allora ci scrive Claudio. No, eh. Chiede: ma i macaroni? Ah, quando li farai? A proposito, mi devi dei macaroni. Non è vero. Sì, non mi ci sto pensando. Ancora dimostrato. Non è vero. Quando le toglierai il follow e non glielo rimetterai, ti farò i macaroni. Non posso, adesso. Appunto. No, substrati di merda. Giorgio, smetti di citare Fedez. No, non ti perdono. Io non sto accelerando tanto. E non è colpa mia, ho un cazzo di trigger, non ho. Non ho un pedale. Grazie Giorgio, la sensibilità del mio dito non è che sia proprio la stessa rispetto, cioè se devo usare il piede per dosare è un conto, se devo usare l'indice per dosare stai tranquillo, è un casino. Io faccio molta più fatica a fare quel movimento. Torniamo indietro. Per questo mi serve un volante. Per questo mi servirebbe un volante vero e non quello che ho io. È della Lamborghini. Sì, ma Giorgio, il fatto è che il pedale di quei volanti, la pedaliera, ovviamente è digitale. Quindi, quando tu premi, o sta dando. Non sono più visto vicino. No, infatti. O da gas, oppure no. Sì, no, infatti non funziona. Guarda, ti farei vedere, figa, come corro con la punto. No, grazie. Su coso? Con tutto disabilitato? Su. Come si dice? Su Forza Aqua, sì. A Rio de Janeiro. Porca troia! Cioè, la Pagani Yuara! E la Zonda 5 non sono ingestibili come questa, cioè. Giuro, ho fatto delle corse prima su Yas Marina. Circuit 777 Yas Marina Circuit. Basta, facciamo.